Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Martedì 3 marzo si è svolto presso la Camera di Commercio di Livorno un incontro intitolato Io cucino il territorio. Claudio Mollo, giornalista enogastronomo, insieme con Tommaso Corucci, avvocato, ci hanno parlato del buon gusto livornese e della difesa contro le frodi alimentari. Abbiamo ascoltato innanzitutto Claudio Mollo. Questo convegno che scopo ha? È stato fatto in previsione della partecipazione di Livorno all'Expo, di Livorno, di una parte gastronomica di Livorno, no? Perché stanno cercando di portare all'Expo il cacciucco e comunque sia la cucina livornese legata alle tradizioni ebraiche, perché la cucina livornese arriva dalla cultura ebraica soprattutto, non solo ma soprattutto, e quindi questa è un po' così un'anteprima piccolina. E insieme al discorso dell'Expo c'è anche legata un po' a doppio filo, anche dietro c'è la Lega Consumatori per promuovere un discorso di qualità del cibo, territorio e cose di questo tipo. Quindi filiera corta? Sì, filiera corta, ma quella ormai io penso sia un termine sorpassato, perché comunque sì, filiera corta, il famoso chilometro zero che ogni tanto però viene disatteso, perché bisogna vedere chi lo fa veramente e chi no. Comunque, diciamo, i prodotti del territorio, le produzioni di eccellenza, quelle serie, quelle vere, quelle che meritano. E oggi farete anche, diciamo, una dimostrazione pratica? No, finito la chiacchierata, diciamo, ci sarà un assaggio per gli ospiti, però la dimostrazione pratica arriverà anche, ma per altri versi, in altre situazioni, non oggi, insomma. Oggi è un po' il numero zero di una serie di incontri che verranno fatti anche tramite la Lega Consumatori. La speranza, diciamo, che questa partecipazione a Expo serva un po' a spingere, no? Si spera che questo fatto di portare, perché verrà comunque portato il cacciucco, la cucina livornese all'Expo, che spinga, apra un attimino di più gli occhi a tanta gente, a tante situazioni, faccia venire voglia a chi non è di Livorno a venire ad assaggiare la cucina livornese, e a chi è di Livorno spero possa servire a far capire che l'unione fa la forza, e invece a Livorno, e non solo, ma insomma anche a Livorno, io ho sempre visto poca unione e tante discussioni, e invece la cucina dovrebbe unire, perché è veramente una delle carte vincenti che abbiamo. Ed abbiamo poi ascoltato anche l'avvocato Tommaso Corucci. Quest'oggi si cerca di, diciamo, risollevare il cibo livornese. Sì, quest'oggi grazie senz'altro alle preziose parole che proferirà Claudio Mollo si respirerà una boccata di aria fresca sulla cucina, sulle tradizioni livornesi. Io nel mio contributo darò un taglio prettamente legale, legato alla frode alimentare, alle varie sfaccettature che questa può avere. Spero che i presenti, che siano più possibile, siano poi anche interessati, ne escono arricchiti come consumatori più consapevoli di buon cibo, cibo di qualità. Cosa importante al giorno d'oggi? Sì, al giorno d'oggi, dove in un contesto globalizzato purtroppo la tendenza è quella a ribassare la qualità per risparmiare e per rispondere alle logiche più prettamente mercantilistiche, la speranza è che invece con queste piccole pillole che riceverà il pubblico possa tornare a casa già da stasera, insomma, essere un consumatore di cibo più attento. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.